tradizioni locali a parte, il principe dei dolci natalizi resta il panettone, nato come quasi tutte le cose geniali da un errore fatto dal cuoco di Ludovico il Moro, che bruciò il dolce per il banchetto ducale della vigilia di Natale. Tony, lo sguattero, allora impasta un po' di lievito madre, uvetta, canditi, farina, uova, zucchero, gli stessi ingredienti di oggi praticamente, e fa un successone. Allora il duca lo chiama pan di Tony, panettone appunto. Dicevamo un principe della tavola, ma più che un principe, un re potremmo dire, come la manifestazione che si tiene a Milano, patria appunto del dolce succulento, riservato all'elite della pasticceria artigianale, dove i migliori pasticceri d'Italia sono lì a darsi battaglia per assicurarsi un posto al sole, alla corte di Sua Maestà il Panettone. Per il terzo anno consecutivo presente anche Andrea Urbani, patron della pasticceria fanese Guerrino, che entra quest'anno nella top 5 dei panettoni più buoni d'Italia e strappa anche un secondo piazzamento in una categoria creativa con la sua ultima creatura, la Guerrina. Sì, qua abbiamo gli ingredienti della dolce che è stato menzionato, quindi ha vinto il secondo premio a Milano. È un dolce innovativo per tutto l'anno, quindi a lievitazione naturale, dove gli ingredienti sono, vabbè, nel mondo della pasticceria abbiamo sempre loro: zucchero, burro, miele, sale, uova. Sono questi, in base a come vengono poi mescolati, la sapienza delle nostre mani poi crea dei prodotti che possono essere i più o meno gustosi. Diciamo, l'originalità di questo prodotto è che nel suo impasto, alla fine, oltre ad aggiungere la frutta che usiamo, delle albicocche semicandite, metto della granella d'amaretto e della farina di mandorle, proprio per dare un'aromaticità particolare al prodotto. E si chiama Guerrina? L'ho chiamata Guerrina, ovviamente. Giustamente. Sì. Ma se possiamo dire, la sfida del panettone artigianale qual è, la vera sfida? Beh, la sfida è sempre quella di ricercare, ovviamente il nostro prodotto, il panettone artigianale, non ha dei conservanti, quindi la sfida nostra è quella di aggiungere ingredienti di qualità per cercare, mescolandoli con sapienza, di far durare il prodotto, la freschezza del prodotto, il più lungo possibile. Ovviamente il prodotto artigianale, oggi il panettone dura più o meno 35 giorni, oltre comincia a perdere le sue caratteristiche di qualità. Non è che non sia più buono, sia ben chiaro, però non ha più quella fragranza, quella freschezza, quell'umidità e quegli aromi che lo contraddistinguono. E quindi la nostra sfida è quella di arricchirlo sempre di più con grassi, con prodotti per cui il prodotto possa conservarsi più a lungo e con la qualità che lo contraddistingue. Allora, tu hai creato tanti prodotti, ultimamente hai raccolto soddisfazioni, ma tu sulla tua tavola il giorno di Natale che panettone metti? Ma io sono amante di quello al cioccolato che avete visto prima, ma anche del tradizionale. Volevo fare un'altra precisazione, che poi dopo magari vi farò anche vedere, sul discorso della lievitazione naturale. Questo lievito che madre natura ci ha dato, praticamente è un lievito che vive e si nutre con farina, e bisogna dargli tutto l'amore che uno ha per aver poi un prodotto alla fine che sia eccezionale. Brown, jingle, brown, jingle all the way.